ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Spilling the Tea with me, Issima 91, in cui raccontiamo tutti i gossip che sono successi nell'ultima settimana. Per la bevuta di oggi, ecco qua la Monster al Mango. Vi ho fatto un sondaggio venerdì su Instagram per farvi votare quale bevuta dovevo bere oggi e ha vinto a gran voce questa, quindi l'andremo a provare insieme perché è la prima volta che la compro e la prima volta che la assaggerò. Momento ASMR. Allora ragazzi, è molto dolce, sa molto ma molto di mango, ovviamente al mango. È molto più buona di quella dell'altra volta, però è dolcissima. Ma ragazzi, prima di iniziare con i gossip, voglio aprire una piccola parentesi per fare una piccola polemica, perché non ho voglia di fare un video a riguardo, ma ne approfitto. Io ragazzi, un ne posso più di voi, perché ogni cosa che fo avete da ridire. Per esempio, l'ultima cosa è lo sfondo nuovo. Io super emotionated, super gasatissimo, finalmente anch'io avrò uno sfondo professionale. L'ho scelto così e non monocolor per non fare uguale a tutti gli altri. Polemiche su polemiche. Ma era meglio uno sfondo monocolor. Ma questo sfondo fa cagare. Ma era meglio la postazione di prima. Io vi ricordo che nella postazione di prima mi dicevate sempre: no, ma che postazione è? Fa cagare, brutta, si vede tutto il casino dietro, è anonima. E ora c'è questo e non vi va bene. Poi faccio i video con l'iPhone. Cristiano, ma si vede che li fai con l'iPhone? Ma quanto fa schifo! Compro una macchina fotografica da 800 miliardi di euro, ci faccio i video super in full HD. Ma Cristiano, ma era meglio i video con l'iPhone. Oh, ma non vi va bene niente, ma basta. Oppure vi faccio i soliti video di sempre. Ma Cristiano, ma che palle, fai sempre video uguale. Ora mi sto rinnovando, sto cercando di ampliare il mio orizzonte per fare altre cose. Ma Cristiano, ma che palle, ma ti rifaccio i video di prima. Ma basta, ma com'è possibile, ma non vi va bene nulla. Ora basta, da ora in poi io non vi chiederò più niente per quanto riguarderà il mio canale. Vi farò i video così e ve li farete andare bene come fanno tutti gli altri, perché io vedo qua su YouTube che solo io vi chiedo quello che preferite per apportare modifiche al mio canale e puntualmente faccio quello che mi dite, puntualmente non vi va bene e quindi ora basta. Ma ragazzi, dopo questo sfogo, ora sono tornato finalmente felice. Mettete like a questo video e siete pronti per i mega milioni di scoop, di gossip di cui parleremo oggi. Mettetevi comodi con la vostra bevuta preferita e qualche snack, perché oggi questo video durerà 3 ore. Devo dire milioni di cose e durerà 3 ore, ripeto. E iniziamo da Selena Gomez, che come ben sapete è tornata questa settimana non con uno ma con ben 2 singoli nuovi, 2 nuove canzoni, 2 nuovi video che io ovviamente amo alla follia. Il primissimo, Lose You to Love Me, ha ovviamente scatenato qualche polemica. Perché, direte voi? Perché è palesemente dedicata alla sua ex storia d'amore con Justin Bieber. Ve ne ho parlato 1.000.000.000 di volte con Bippissima della loro love story. Stavano insieme, poi si sono lasciati, poi lei stava male, poi sono tornati insieme, poi si sono rilasciati, poi lui si è rifidanzato con un altro, lui si è sposato, insomma un casino che non si capisce più nulla. Fatto sta che in questa nuova canzone ci sono alcuni riferimenti che fanno pensare a noi da casa, a noi fan, che la canzone sia appunto dedicata alla fine, no? Di questa storia d'amore incredibile che ha avuto con Justin e alla sua rinascita, alla rinascita di Selena. Una frase su tutti è quella che praticamente lei dice: ti sei rifidanzato dopo 2 mesi dalla fine della nostra storia d'amore, e effettivamente Justin Bieber si è rifidanzato dopo 2 mesi dalla fine della storia d'amore con Selena. Ma ragazzi, la polemica dove sta? La moglie di Justin, Hailey, subito dopo l'uscita di questa nuova canzone di Selena, Lose You to Love Me,
ha pubblicato sulla sua pagina Instagram tramite Stories questa cosa, e cioè uno screenshot di una canzone che è intitolata I'll Kill You. E ragazze e ragazzi, questo pezzo parla praticamente di un triangolo, nel senso che la rapper in questione ha un fidanzato e si rivolge appunto alla terza persona e le dice: non te prova a mettere nel mezzo tra di noi, perché sennò t'ammazzo, finisce male. Ovviamente, ragazzi, questa story non è passata inosservata. Tutti i fan di Selena Gomez hanno detto: no, è un chiaro affronto a Selena. Che poi si dice Selena o Selena? Io lo dico americanamente Selena. E tanto avrete da ridire anche su questa mia pronuncia, quindi io dico Selena, basta. E quindi hanno iniziato ad offendere Hailey in tutti i modi, come per dire: ma come ti permetti? Ma stai scherzando? Ma sei scema? Sei te l'intrusa? È vero, io sono per la storia tra Selena e Justin, però quando la cosa finisce, finisce. Ci avete anche riprovato più e più volte, basta. A tutto questo, come risponde la diretta interessata, cioè Hailey? Risponde così, dicendo: per favore, basta con queste cose senza senso, non c'è una risposta, queste sono solo cavolate, rivolgendosi appunto ai follower che le hanno detto: guarda, ma questa tua storia è una risposta alla canzone di Selena? Lei dice: no ragazzi, non è vero. Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Ma chi ce vo crede, ragazzi? È una chiara provocazione a Selena, come per dire: non te mette più nel mezzo, adesso ci sono io, non rompi i coglioni. E ragazzi, dopo tutte queste valanghe di critiche, Selena Gomez ovviamente ha fatto una live su Instagram in cui, no, chiedeva ai fan se queste canzoni gli fossero piaciute, no, come stavano andando e tutto quanto, e risponde anche a questa questione dicendo semplicemente ai propri fan di non andare ad offendere nessuna persona in nessuna circostanza e di lasciar stare tutto. Allora io dico: ma adoro, brava Selena, così si fa. Io fossi stata a te, invece avrei detto: andatela a uccidere, dico me. No, non è vero. Comunque, grande signora Selena Gomez, un po' meno per Hailey, la nuova moglie di Justin Bieber. Ma ragazze e ragazzi, andiamo adesso un attimo in Italia, perché Francesco Chiofalo è tornato alla ribalta con una nuova polemica. Questa volta, rullo di tamburi. Oh, mi fa schifo, però mi piace. E non so come si fa. Questa volta, stavo dicendo, il nostro ben caro Francesco se l'è presa con Chiara Ferragni, dicendo questo. Lui praticamente ovviamente è stato sommerso dalle critiche. Non so se vi ricordate una stories che aveva fatto lui in cui inchiappettava un peluche gigante e tutti gli sono andati contro dicendo: ma cosa fai? Ma sei impazzito? Così, queste robe qui. Lui, per rispondere a queste polemiche che lo riguardano, mette in mezzo Chiara Ferragni dicendo questo: io penso che ci siano altri esempi veramente sbagliati più di un ragazzo che gioca con un peluche. Faccio un nome a caso, Chiara Ferragni. Io ieri stavo su Instagram e ho notato che lei sul suo profilo pubblica video del suo guardaroba che contiene borse che costano 120.000 euro, come un appartamento. Ecco cavolo, io penso che questo sia un esempio veramente sbagliato. Ne avrà decine di borse da 120-200.000 euro. Allora io penso che in un momento di crisi economica in cui la gente non riesce a pagare le bollette, una persona che butta via 120.000 euro in una borsa non sia un buon esempio. Secondo me sarebbe più di buon esempio far vedere che 120.000 euro li spenda per far beneficenza e non per una borsa firmata, specialmente in un momento di crisi. Ecco, io penso che questi siano i veri cattivi esempi, non Lenticchio che gioca con il peluche. Devo dire la mia? Allora, innanzitutto, populismo a non finire. Seconda cosa, come una persona spende i propri soldi non sono affar sua o affar vostri o affar mia. Se Chiara
guadagna milioni e milioni e si può permettere di spendere 120.000 euro per una borsa, ben venga. Poi la caduta di stile per quanto riguarda la beneficenza, ogni persona quando qualcuno non sa che dire, la prima cosa che fa è potresti spendere questi soldi per fare beneficenza. Numero uno, ma che ne sai o che ne sapete voi se Chiara di nascosto dà anche magari milioni e milioni in beneficenza? I soldi che si danno in aiuto, in beneficenza, è di cattivo gusto farlo vedere al pubblico. Cioè, io faccio beneficenza di nascosto, senza le telecamere, senza sbandierarlo su Instagram, perché una persona che fa beneficenza e lo sbandiera su tutti i social, secondo me, non fa vera beneficenza, si vuole solo far vedere e far pensare di sé, oh mamma che bella persona, in realtà no, è più stronzo degli altri che non fanno beneficenza. Seconda cosa, non puoi permetterti di dire una cosa del genere perché Chiara magari la può fare di nascosto o non la può fare, ma comunque ognuno pensa quello, si comporta come vuole comportarsi, insomma. Altra cosa, basta fare i conti in tasca alle persone. Se io voglio spendere 120.000 euro per una borsa, li spendo. Dove sta il problema? Perché bisogna sempre dire è un momento di crisi e di cattivo gusto? No! Perché c'è gente fortunata come lei che si è fatta, diciamo, non un culo grosso così, ma si è creata un impero proprio con i propri guadagni. E se si vuole togliere queste soddisfazioni, ma perché no? Anzi, fa girare anche l'economia, dato che dici che siamo in un periodo di crisi. Ognuno, poi ovviamente può essere di cattivo gusto mostrarlo, può essere di buon gusto mostrarlo, quello non sta a me a dirlo, ognuno fa come vuole. Però andiamo, ora cosa ci rincastra? Fare l'amore con un peluche come cattivo esempio da accostare ad una che spende soldi in borse. Io non capisco questa cosa, quindi lenticchio, ritorna a fare le stories dove fai finta di piangere perché ti sei lasciato con la tua finta ex fidanzata. Ritorna a fare quello. Ma ragazzi e ragazzi, cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre nel nostro bel paese che ci dà molta soddisfazione in quanto a trash. Vi faccio un nome. Vi ricordate Giorgia Caldarulo? Non vi dice niente? Non avete visto il mio ultimo Splendid Tea? Giorgia Caldarulo è famosa nel mio profilo qua su YouTube per quanto riguarda il gossip, perché io vi ho parlato di lei quando si è limonata con Cameron Dallas, oppure quando vi ho raccontato della sua fakeissima storia d'amore con Taylor Mega. Ebbene sì, è tornata alla ribalta anche lei. Perché? A parte il fatto che si dice che si sia lasciata con Taylor Mega e sembrerebbe che Taylor stessa abbia detto le cose come iniziano, come crescono, come ci sono, possono anche finire. Sembrerebbe, ragazze e ragazzi, e soprattutto ragazze, tenetevi pronte, che Giorgia Caldarulo non sia stata lì a piangere per la fine di questa storia lesbo, ma stia uscendo con una persona famosa e se non ci sta uscendo, comunque c'è qualcosa nell'aria. Questa persona, ragazzi, che ci sta provando con Giorgia o magari sta già uscendo con Giorgia perché ancora non sappiamo niente, si tratta di Aaron Piper o Piper, io lo chiamo Piper. E se hai più magari il nome non dice niente, vi metto una foto qui. Uno dei protagonisti della serie di Netflix Elite. Uno dei protagonisti di Elite che su Twitter sta facendo strage di cuore, perché io lo vedo, la mia TL è piena di ragazze che parlano di lui, fanno foto con lui, pubblicano foto di lui, qui dicono sei perfetto, l'amore della mia vita. Allora ragazzi, io cosa ho scoperto? Aaron sta letteralmente riempiendo di like il profilo di Giorgia Caldarulo e non solo, la segue anche. Ovviamente i più maligni dicono fanno 2 più 2.
come fa innanzitutto uno spagnolo famoso così in tutto il mondo grazie a Netflix a conoscere Giorgia Caldarulo? Come mai Giorgia Caldarulo conosce tutti? Chi è Giorgia Caldarulo? Come ha fatto? Ma che santi in paradiso ha per avere tutta questa visibilità? Fatto sta che c'è chi dice che stiano uscendo insieme, però io foto non ne ho viste, stories non ne ho viste, si può solo immaginare che magari stanno messaggiando tramite direct di Instagram, però comunque l'interesse da parte di uno e da parte dell'altra c'è. Vedremo nelle prossime settimane gli sviluppi. Però comunque devo dire, brava Giorgia, non sei stata lì a frignare molti giorni per la fine della tua love story verissima con Taylor, se fosse vero tutto questo gossip. Ora, ragazze e ragazzi, il prossimo gossip di cui voglio parlare fa ride, perché non è un gossip, però la voglio dire, l'ho letta su BCF, che adoro, grazie, sei la mia fonte di gossip preferita. E sto parlando, per quanto riguarda questo gossip, di Mahmood. Mahmood è tornato su tutti i giornali, voi direte, ha un nuovo album in uscita, ha un tour in uscita, e no, è tornato su tutti i giornali perché è stato paparazzato girare per le strade di Milano insieme ad un ragazzo, e tutti dicono, ma sarà la nuova fiamma, sarà il nuovo fidanzatino. Fatto sta che la vera notizia non è tanto quella, la vera notizia è che Mahmood e il fidanzato giravano per Milano in motorino, hanno parcheggiato in un divieto di sosta e hanno preso la multa. Ma questa multa non ha rovinato la giornata ai due baldi giovani, che se ne vanno comunque col sorriso. Questo è lo scoop che è su tutti i giornali questa settimana. Siamo seri? Ragazze e ragazzi, torniamo un attimo seri. Noi, innanzitutto, commentate per il momento tutti questi gossip, quale vi è piaciuto di più, quale vi ha fatto più ridere. Quello che ha fatto più ridere me è l'ultimo su Mahmood. Ma non è finita qui, ve l'ho detto che questo video durava anni e anni luce. Torniamo un attimino in America, perché voglio parlare di Taylor Swift. Cosa avrà combinato Taylor Swift ora? Niente, lei non c'entra nulla, perché è successo una cosa un po' strana. Conoscete Todrick Hall? Per i più ignorantini che magari non lo conoscono qua su YouTube, lo possono conoscere come uno dei migliori amici di Taylor Swift, tanto da far parte anche dell'ultimo video You Need to Calm Down. Insomma, è molto amico, no, di Taylor, fa parte della sua squadra. È uscito uno scandalo in America questa settimana per quanto riguarda lui, in quanto, ve lo devo leggere perché è un nome difficile, Tommy McKissock, ormai ex amico di Todrick, lo ha sputtanato, uno sputtanamento che i video sputtanamento della diva del tubo non sono niente in confronto, ragazzi. Io penso che lui abbia lavorato per qualche anno con Todrick, penso sia tipo un assistente, qualcosa del genere, e ora non lavorano più insieme. E vi vado a leggere cosa ha detto questo Tommy su tutti i giornali proprio in America, e lo ha accusato delle cose più disparate. Per esempio, Tommy ha accusato Todrick di essere un delinquente in piena regola, dato che avrebbe truffato, numero uno, RuPaul's, arruolando un ballerino britannico senza regolare permesso di lavoro. E uno, ha accusato questo Tommy Todrick di essere razzista, di essere molestatore, di sperperare tutti i suoi soldi in escort e in abbonamenti di OnlyFans. Mio Dio, ragazzi, OnlyFans è la cosa più brutta del mondo, come siete tristi ad avere un profilo OnlyFans, lasciamo perdere quello. Poi lo ha accusato di ricatti e di molestie sessuali. Ma non è finita qui, perché questo Tommy ha anche detto che in realtà Todrick fa tanto l'amico di Taylor Swift solo per business. In realtà lui la odia. E non è finita qui. Tommy infatti ha rilasciato queste parole.
Taylor Swift non dovrebbe fidarsi di Todrick, neanche per un secondo. Dice cose orribili su lei, ma finge di adorarla in pubblico, perché sta cercando di sfruttarla per la sua fama. In più, ragazzi, questo Tommy ha anche detto che Todrick Hall gli avrebbe confessato che l'anello che Taylor Swift nel video di Look What You Make Me Do che indossa quando è sulla vasca farebbe parte della linea di gioielli che era stata rubata a Kim Kardashian. Vi ricordate tipo l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo, quando è uscita questa notizia che Kim Kardashian era stata derubata per 12 milioni di euro di diamanti, di gioielli e tutto quanto? Tommy avrebbe detto quindi che Todrick gli avrebbe confessato che parte di questa refurtiva ora ce l'avrebbe Taylor Swift. Ora, io non so quante cose di queste che vi ho raccontato sono vere oppure no. Nel caso in cui dovessero essere vere, che bombe, un casino a non finire, ragazzi. Nel caso in cui dovessero essere finte, che bombe uguale, un casino a non finire, perché Tommy vai nella merda, aver detto tutte queste cavolate. Nel caso in cui fossero finte, nel caso in cui fossero vere, io prevedo per Todrick un bel culone grosso così. Insomma, ragazzi, ragazzi, questa settimana mi sono fatto perdonare per l'assenza di Spill in the Tea dell'altra settimana e dell'altra ancora, perché c'era assenza di gossip. Mi sembra che questa settimana il tè è veramente caldo. C'è tanto di cui parlare qua sotto tra i commenti, quindi io non vedo l'ora di venire a leggerli tutti. E quindi mi dovete dire cosa ne pensate di tutte queste storie abominevoli. Adoro, adoro, adoro. Per oggi la puntata di Spill in the Tea termina qua. Mettete like a questo video, iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Andatemi a seguire anche su Instagram, mi raccomando, perché come vi ho detto all'inizio del video, su Instagram potete decidere molte cose della mia vita youtubesca. Anche se c'è stata questa polemica e non so più se mi fiderò di voi. Dovrò pensarci ancora. Noi ci vediamo prossima settimana, sempre alle 17, con una nuova puntata di Spill in the Tea with me, per bere il tè, in questo caso la Monster al mango, che è un po' dolciastra. Prossima settimana ci sarà una nuova bevuta, non vi preoccupate. E invece ci vediamo settimana prossima, già domani, con i video a cui siete sempre abituati. Ciao!